Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Carlo Cottarelli, è stato protagonista di una conversazione presso la Camera di Commercio di Catanzaro dal tema manovra e realtà. Gli effetti della politica economica sul Mezzogiorno. Beh, insomma, la realtà al momento non è particolarmente buona. Oggi l'Istat è uscita con i dati rivisti del quarto trimestre dell'anno scorso e ha confermato che anche abbiamo avuto il secondo segno negativo in termini di crescita trimestrale. Dopo il terzo trimestre anche il quarto è negativo, però ha rivisto un po' verso l'alto i dati, non è più una riduzione dello 0,2% nel trimestre, ma è 0,1%. Rimane comunque il fatto che insomma, non stiamo andando bene. Quindi entriamo nel 2019 in discesa e recuperare, secondo me un po' di recupero ci potrà essere nella seconda parte dell'anno, però finiremo l'anno con una crescita media dell'ordine dello 0,4-0,5% circa. E Cottarelli è intervenuto anche in merito a due provvedimenti sui quali molto si discute, reddito di cittadinanza e quota 100. C'è l'impatto diretto sulle persone che beneficiano del reddito di cittadinanza e della quota 100, che abbiamo visto molte domande anche per la quota 100 arrivano dal sud o dal centro. Quello che mi preoccupa è il fatto che questi provvedimenti sono stati introdotti senza identificare, soprattutto per il 2020, delle fonti di finanziamento che siano credibili, perché il Parlamento ha deciso di aumentare l'IVA nel 2020, ma però il governo ha già detto che no, l'IVA non sarà aumentata, allora bisogna andare a trovare delle fonti di finanziamento. Se anche si trovassero delle fonti di finanziamento, comunque si rinuncia a quello che credo sia una cosa importante per l'Italia, cioè ridurre il deficit pubblico. Noi abbiamo un deficit che continua ad alimentare la crescita del debito e questo livello alto del debito pubblico, 132,1 rivisto verso l'alto dall'Istat qualche giorno fa, secondo me è un elemento di debolezza dell'economia italiana.